Allora, salve, io volevo farvi notare alcune cose, anche sia per riferimento tecnico, ma soprattutto, scusatemi, sociale, perché io, che devo andare pure a Chiaiano col motorino, stavo di là con questi altri amici dall'altro lato delle Palme, perché vedevo tutti quei ragazzi e dicevo, maronno, cioè, si sono fatti più giovani, però vedevo che non ci azzeccavano niente. Poi dopo una buona mezz'ora mi sono venuti a prendere per farvi vedere che stavate di qua, e mi sembra che in realtà si sta creando, nonostante gli amici che sappiamo della Digos, ma diciamo, si sta creando una specie di Hyde Park dove tu ti senti tanto un cretino, perché stai parlando, i ragazzi di là con una sezione si grave non se ne fottono niente e stanno serenamente pensando al loro sabato sera, e noi cominciamo a porci dei problemi, dice, ma come sarà il futuro del sabato sera di quei ragazzi che stanno di là? Allora vi prego anche di recuperare un attimo la realtà e le dimensioni delle cose, perché dobbiamo fare un lavoro reale all'interno di che cosa? Di quello che è comunque un ordinamento giuridico e una legalità, perché io su questo faccio parte della CISL, quindi io, quando vedo a Mendola, sono nel settore ambiente, quindi io ci sto e seguo. Da sindacalista ho imparato che comunque bisogna cercare di trattare, anche se sei perdente, però tu hai un peso nella trattativa quanto più dimostri di avere un peso reale nella società. Allora, quando noi che ci seguiamo per esempio su internet crediamo di avere il 100% del consenso perché siamo tutti d'accordo in rete, la rete purtroppo ormai dimostra che è uno strumento del futuro, ma che incide su una percentuale minima della società che non va in rete. Allora diffondiamo, continuiamo a fare come state facendo una serie di messaggi, e cerchiamo di entrare nell'ambito di cose concrete all'interno della legge, quello che non fanno vedere. Prima ho fatto ridere gli amici, perché voi, il problema degli inceneritori, voi sapete la mia posizione, e la mia posizione era diventata quasi vincente, se voi vedete Canapini almeno nelle sue affermazioni, perché è stata una diciamo posizione che non era radicale, ma era una posizione di mediazione, proprio per cercare di raggiungere il messaggio di dove sta l'imbroglio, perché l'imbroglio, in tutto questo imbroglio, è che ci sta gente che deve guadagnare un sacco di soldi. Allora, se fate capire alla gente che c'è qualcuno che vuole imbrogliare, le persone capiscono, ma non arrivano a capire per esempio la filosofia dei rifiuti zero cui dobbiamo tendere, perché quando si trovano 7 piani di munnezza volutamente sotto casa, gli è difficile immaginare un rifiuti zero. Allora, mo c'è la questione dell'acqua, poi parliamo tanto su internet e c'è tanto la questione delle nanoparticelle, della tossicità degli inceneritori. Rimanendo nella legge, noi dobbiamo far vedere due cose che non vengono fatte vedere, e sono due cose gravissime. Allora, primo, la legge fa riferimento a 4 inceneritori, perché dice che la Campania non ha inceneritori, o anche utili a bruciare le biomasse. Ed è falso, perché come tutti noi sappiamo, sono in costruzione dai 10 ai 18 impianti di inceneritori cosiddetti a biomasse, nell'ambito delle quali per legge si potrebbero bruciare pure le coballe, e probabilmente sappiamo che lo faranno. A questo punto nessuno va a dire a Berlusconi, il quale fa finta di non sapere, perché poi questo è il governo regionale, quindi a quel punto il governo regionale non gliel'ha detto, il governo centrale non lo sa, lui fa il piano senza sapere che gli inceneritori sono 18. La portata complessiva quindi non è 2 milioni, ma è 3 milioni e mezzo di tonnellate l'anno, e già 2 milioni sarebbe tanto, ma la portata complessiva è 3 milioni e mezzo. Ciò che nessuno ha fatto notare, senza entrare nel discorso delle nanoparticelle, perché io non entro mai nel discorso delle nanoparticelle, ho imparato subito quando andammo a Commissione Ambiente che ci pigliarono a paccheri sulle orecchie, perché le nanoparticelle non si possono misurare, non potendosi misurare le nanoparticelle, per loro non esistono. Quindi quando tu parli di nanoparticelle parli del nulla. Quando io parlo dell'acqua, io non parlo del nulla, io parlo di una cosa che si può misurare. Allora, facendo i calcoli sugli inceneritori a biomasse, si è già visto che per 240.000 tonnellate degli inceneritori a biomasse di Benevento si consumava una quantità
di acqua pari a 100.000 metri cubi all'anno, qualcosa del genere. Cioè andando e riportando, perché questo è il calcolo che sta sull'ultimo numero del bollettino della SISA, è fatto molto bene, se riportate quel calcolo a tutti gli impianti di incenerimento, i quali devono mantenere, per mantenere la temperatura costante, un impianto costante di raffreddamento come tutti i motori a combustione, la quale acqua poi non è più riutilizzabile ma diventa inutilizzabile, se partono tutti gli impianti stabiliti dalla legge, nelle dimensioni della legge, compresi quella biomassa, noi ci fumiamo dal 25 al 30% delle risorse idriche della Campania, per cui la nostra acqua nel giro di 4 anni diventerà più costosa del petrolio, non per nulla interessata alla Veolia. Allora a questo punto queste cose si capiscono. Allora il problema non è l'inceneritore, così come anche Napoli, e ve l'ho sempre detto, a me non me ne fotte l'inceneritore, ma volete fare l'inceneritore come a Barcellona. Allora io l'inceneritore non lo voglio, ma avete detto a Dati che l'inceneritore di Barcellona come quello di Vienna è di 150.000 tonnellate e quello di Napoli parte da 400? Allora io dico, e su questo nessuno potrebbe contestare, se noi insistiamo a dire tu vuoi l'inceneritore di Barcellona, io voglio l'inceneritore di Barcellona, tale e quale a Barcellona, sapete che succede? Come succede ad Acerra, non lo fanno più perché non c'è l'interesse. Allora, su questo piano si vince, cioè se avessimo fatto la guerra andando a dire voi volete l'inceneritore, io non lo voglio, io voglio rifiuti zero, però se tu vuoi l'inceneritore, dammi l'inceneritore europeo di 150.000 tonnellate, poiché come tutti sappiamo l'imbroglio è i CIP 6, se li avessimo costretti a farli europei, quei CIP 6 non ci andavano a guadagnare e quindi non avremmo avuto gli inceneritori. Cioè tutto è economia, nel momento in cui su questo punto troviamo tutti d'accordo, perché io sono entrato in oncologia per togliere di mezzo l'idalsider. Allora quando io togliemmo di mezzo l'idalsider, mo a 18 anni riuscimmo a dire che l'idalsider faceva male, faceva tumore, e entrai in oncologia, mo a 50 anni ammaluando l'idalsider e rimettiamo l'inceneritore, ma non l'inceneritore normale, l'inceneritore enorme. Cioè il problema, ripeto, io insisto sempre, quello che non si fa vedere sono le dimensioni, perché nella legge, come vedete, sta scritto 4 inceneritori, ma non mi dicono di quanto. Allora il vero problema non è l'impianto, il vero problema sono le dimensioni delle discariche, le dimensioni, perché le dimensioni delle discariche sono tarate affinché non ci sia differenziato, le dimensioni degli impianti sono tarate affinché non ci sia differenziato, le dimensioni degli inceneritori sono tarate affinché non ci sia differenziato. È chiaro tutto il piano. Allora il problema è cercare di fare capire a quei ragazzi, alla signora che vota Berlusconi, alla nonna che vota Berlusconi, alla zia che vota Veltroni, perché qua siamo 4 gatti, e io non tollerò più di essermi sentito offeso da imbroglioni della Confindustria che dicono che siamo minoranza. Allora se chiunque filma qua, non soltanto la Dio, chiunque filma qua, è fuori discussione che siamo minoranza, è fuori discussione. E il problema è che o ci mettiamo in testa di diventare maggioranza in termini concreti, propositivi, ma tu mi devi mettere, dobbiamo essere chiari nelle indicazioni e nelle proposte. Voi siete maggioranza, bene, voi volete l'inceneritore, bene, a tutela della salute, sul principio di precauzione, voi mi fate l'inceneritore europeo, e a così se ci riuscissimo e possiamo avere la maggioranza su questo, chi non ci vanno a guadagnare non lo fanno più. È chiaro, questa è la mia... Dialetticamente può andare bene, però apre purtroppo il fianco all'incenerimento. Io credo la nostra posizione, adesso come sta... No, Taranto, io credo per non lasciare equivoci, noi dobbiamo dire alla forma impiantistica incenerimento no, non si pone il problema piccolo grande, no, perché non è più il modo di risolvere il residuo. Noi per il residuo vogliamo gli impianti di Vede Lago, cioè che risolva. Allora, questo siccome io no, allora voglio, ne approfitto di questo momento, siccome io Antonio lavoriamo insieme da 2 anni e mezzo, so la sua posizione e so che è fermamente contro l'inceneritore, da medico, da cittadino, eccetera eccetera, la sua posizione è una posizione tattica. Io però mi permetto di dirti, in questo momento con questo decreto questa posizione non la possiamo più tenere, cioè dobbiamo dire radicalmente no ad ogni forma di incenerimento.
coordinamento, altrimenti come, anche come coordinamento, e anche tu potresti entrare in difficoltà con amici, comitati, eccetera, che invece sono proprio... Io credo che ora i termini della lotta non siano più dialetticamente se piccolo, grande, o se volete fare a norma, lo deve fare come sta a Vienna. Io credo che in questo momento noi ci sono le tecnologie, i modi per risolvere in altro modo la questione. Allora il non inceneritore resta un no, appellandoci a quello che ormai dicono tutti i dati epidemiologici, ma nemmeno come ultima spiaggia secondo me. Cioè l'inceneritore non esiste più in una raccolta moderna, è una gestione moderna di non serve, ma lo so che siamo d'accordo, lo so, però io ti faccio, cioè, io ti no, però noi siamo quattro gatti appellandoci, scusami, secondo me noi dobbiamo essere minoranza qualificata, e sul no all'inceneritore lo possiamo dire in modo qualificato e appellarci al principio di